Due bande criminali composte da romeni, albanesi e italiani, dedite allo sfruttamento della prostituzione e al traffico di droga, sono state sgominate dai carabinieri di Sesto San Giovanni, 11 gli ordini di custodia cautelare, 25 le giovani, anche minorenni, costrette a prostituirsi in servizio. 11 ordini di custodia cautelare emessi, 9 persone arrestate, delle quali 3 rumeni, 4 albanesi e 2 italiani. Altre 2 risultano latitanti. Perquisizioni in 7 abitazioni nell'hinterland milanese. È l'esito di un'operazione condotta dai carabinieri di Sesto San Giovanni, che ha preso di mira 2 bande criminali che si occupavano di traffico di droga e sfruttamento della prostituzione anche minorile. Tutto è nato dalla denuncia di una giovane rumena di 25 anni che, dopo essere giunta in Italia con la promessa di svolgere una normale attività lavorativa, è invece stata costretta a prostituirsi in via Carducci a Sesto San Giovanni e anche nella provincia di Como. Se non riusciva a guadagnare almeno 1.500 euro ogni fine settimana, veniva picchiata selvaggiamente da aguzzini senza scrupoli. Abbiamo avuto la totale disponibilità di questa ragazza, che effettivamente era stanca di subire quasi un anno di violenze e angherie, e ha voluto raccontare dipanando questo mondo di violenze e sopraffazioni. Da qui i carabinieri hanno messo le mani su 2 bande che sfruttavano 25 ragazze albanesi e rumene, alcune minorenni, tutte costrette a prostituirsi. Un giro d'affari di circa 50.000 euro ogni weekend. Una parte della banda si occupava di spaccio di droga. Sono stati sequestrati 1 chilo di cocaina e 200 grammi di hashish. Trovati anche coltelli, tirapugni e asce. In Italia arrivavano tramite degli annunci fatti su internet da parte di connazionali, che poi erano delle donne anch'esse purtroppo sfruttate, che si dovevano costrette a prestarsi, offrendo un lavoro lecito e una dimora, un'abitazione. In realtà poi all'aeroporto purtroppo avevano la sorpresa di trovare direttamente gli aguzzini che li accompagnavano in appartamenti, e cominciavano le purtroppo violenze finalizzate a inserirle nel mercato della prostituzione.